Secondo lei, adesso le mostro due foto e le chiedo se secondo lei questi due servizi che sono usciti, uno su chi è molto famigerato e l'altro su Novella 2000, se mi mandate le foto le commentiamo. Sì, mi hanno detto guarda a destra. Se a destra, sì, a sinistra, cioè in realtà anche qua, ecco era qua, meglio non uno guardare. È il famigerato, ci sa fare col gelato e poi c'è anche un... se ce lo mandano, l'altro è, se non sbaglio, non c'è. Salsicce e fiori non c'è. Comunque ne è uscito un altro intitolato Salsicce o fiori. Mi chiedevo se lo farebbero con un ministro uomo. Non sono un'esperta, non guardo, se, cioè, credo di non essermi mai accorta che abbiano fatto una cosa simile con un ministro uomo, neanche con un uomo non ministro, peraltro. E... cosa pensa quando vede questo? Spesso gli uomini lo fanno più che subirlo. Lo fanno. Cioè, il direttore, per esempio, è un uomo. Che cosa le fa perdere la calma? Voglio saperlo. Quasi tutto. Davvero? Però lo so, io lo con me stessa. Lo sa mascherare. Dove lo mette? Come se la fa passare? No, in realtà chi mi conosce lo... Perché adesso non vorrei inferire, ma le hanno detto un po' di tutto. Brunetta le ha detto che è una ragazzina che deve ancora studiare. Sgarbi che va bene per fare la babysitter e portare i bambini al parco. Salvini che non avrebbe potuto fare il ministro perché doveva fare la mamma. Lei non si è mai scomposta. No, probabilmente... No, sa che cosa? Probabilmente mi sono scomposta. Non sono queste però le cose che mi fanno arrabbiare. Ecco, quando le penso a tutto... Mi fa arrabbiare, per esempio, quando nel mio lavoro quotidiano per fare cose semplici ci sono delle difficoltà inutili. Ecco, quelle sono le cose che mi fanno arrabbiare. Cioè, quelle inutili difficoltà che fanno arrivare poi con più ritardo il cambiamento agli italiani e agli italiani. No, queste cose non... Le dico la verità, io non le leggo neanche più e quindi non mi fanno arrabbiare perché spesso neanche le so.